portato stasera. E chiudiamo con credo Carlo Iacomini. Sì, Carlo Iacomini, perché i due autori sono Susanna D'Antoni e Laura Pettiti, l'Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale. Ci parla della valutazione del pericolo dell'uso dei prodotti fitosanitari in funzione della biodiversità da tutelare in Natura 2000. 10 minuti. Grazie, intanto approfitto della pausa per non spaventarvi, cioè questa ultima presentazione ha messo un po' di agitazione, ma devo dire che quando noi abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto su incarico del Ministero, anche noi eravamo molto preoccupati, però abbiamo visto in questo anno e mezzo passato veramente tanti cambiamenti e tanti segnali positivi. Cerchiamo di essere anche positivi, perché sennò ci dormiamo. Noi abbiamo appena pubblicato questo rapporto, che appunto è il risultato di un lavoro di un'equipe di una trentina di colleghi che appunto si sono occupati di valutare l'impatto potenziale dei prodotti fitosanitari nelle aree Natura 2000, cioè le aree protette dalle direttive Habitat e Uccelli, che corrispondono al 21% del territorio più o meno, e che appunto mancavano di un'analisi approfondita su questo tipo di rischio. Quindi abbiamo cercato, adesso cerco di saltare un po' le parti discorsive, perché il nodo della questione è chi è che rimane vivo alla fine di questa presentazione. Credo che appunto quando noi abbiamo cominciato ci siamo trovati di fronte a quasi 2600 siti che avevano 6 milioni e 400 mila ettari di area agricola al proprio interno, il 30% della superficie del Natura 2000 è area agricola, con 200.000 aziende che utilizzano i 340 prodotti fitosanitari, prodotti attivi, principi attivi dei prodotti fitosanitari, in una modalità assolutamente sconosciuta, perché si sa quanti ne sono stati venduti, non si sa quanti sono stati applicati. Allora abbiamo evoluto un meccanismo di analisi che fosse omnicomprensivo. Siamo partiti dal suolo, poi le acque sotterranee, le acque superficiali, l'aria, ma anche la catena alimentare, perché per noi era importante anche focalizzarci sugli effetti sulla biodiversità. E poi appunto prendendo in considerazione diverse vie di esposizioni abbiamo identificato quelli che potevano essere dei recettori, in modo da poter trarre delle conclusioni utili a appunto misurare questo rischio potenziale. Questa metodologia appunto è stata presa ad imitazione del modello PRAMS, che è appunto è il software che viene usato a livello europeo per l'analisi dei siti contaminati. Abbiamo esaminato la sensibilità delle specie e degli habitat, quindi delle piante, degli animali secondo la direttiva Habitat, degli uccelli e appunto degli habitat in toto, utilizzando appunto i nostri esperti per cercare di mediare quelle che erano le enormi controversie che c'erano nella letteratura scientifica o i buchi conoscitivi che su alcune aspetti abbiamo anche evidenziato. E poi appunto abbiamo valutato la sensibilità sulle quattro tipologie principali di prodotti fitosanitari, cioè gli erbicidi, gli insetticidi, i fungicidi e gli altri messi tutti insieme, compresi i biocidi, e sono state considerate appunto le fasi di precauzione per l'ambiente di cui abbiamo sentito parlare oggi. Appunto, abbiamo trovato delle situazioni estremamente particolari in cui dei siti che erano particolari vicino alle aree umide riportavano valori enormi di sensibilità, perché chiaramente facevano da collettore di tutto quello che veniva fatto nel bacino idrografico. Stessa cosa, l'analisi della flora, abbiamo considerato anche gli impatti appunto indiretti causati dai diserbanti o dai fungicidi, dalla perdita degli impollinatori e così via. E poi appunto sugli habitat anche abbiamo dovuto segnalare appunto che
invece un differente atteggiamento che magari appunto non in questa sede sarebbe interessante poi poter approfondire. Comunque questa è la mappa risolutiva dell'indice di pericolo potenziale che abbiamo elaborato per i pesticidi nell'area Natura 2000 e evidenzia le storie note, la pianura padana è tutta rossa, le zone ad alta impatto come la Murgia sono estremamente a rischio e anche la Sicilia che per di più appunto ha delle complicanze climatologiche. Non stupisca l'assenza di rossi dalla Calabria e dalla Sardegna perché per mancanza di dati non è stato possibile elaborare completamente l'indice. E questo è un altro dei problemi che poi si cercherà nell'ambito dell'implementazione del PAN di superare perché alcuni indicatori che noi pensavamo di poter utilizzare a livello nazionale non sono utilizzabili proprio per mancanza di completezza, diciamo, dei database, se vogliamo essere ottimisti. In realtà, appunto, ci sono delle soluzioni che andrebbero affrontate anche a livello nazionale, perché poi non è detto che quello che l'Europa ci chiede di fare per tutelare la nostra biodiversità sia quello che tuteli tutta la nostra biodiversità. Noi abbiamo in esubero rispetto al resto d'Europa. E così appunto abbiamo fatto anche un'analisi dei piani di gestione prendendo dei siti a campione, ci siamo accorti che c'era una quasi totale assenza di misure se non appunto per divieti all'utilizzazione dei diserbanti in ambiti esterni alle attività agricole, che certamente non è sufficiente a tutelare quelle che sono gli effetti, per esempio sul glifosato abbiamo calcolato che può far fuori 4.000 delle 7.000 specie vegetali che ci sono in Italia, quindi è sicuramente una delle sostanze che troviamo nelle acque e nei suoli con una certa abbondanza e quindi dovremmo essere preoccupati. Dopodiché abbiamo appunto realizzato questo geodatabase che adesso è a scala nazionale ma potrà essere implementato su scala regionale, anzi fluendo proprio delle informazioni a scala di maggior dettaglio, proprio per individuare quei siti che risultano interessati dalle attività agricole e dalla presenza delle specie e degli habitat per tutelare. Dopodiché abbiamo fatto queste mappe di sintesi per i vari siti con la distribuzione dell'indicatore di quanta superficie esterna sia utilizzata per l'agricoltura, quanto pressione agricola c'è all'interno, quanto appunto gli habitat e le specie sono sensibili alle sostanze e appunto e poi l'indice di vulnerabilità che è la mappa che avete visto prima. Dopodiché abbiamo fatto un quadro conoscitivo delle tipologie di misure contenute all'interno dei piani di gestione e soprattutto ci siamo preoccupati con un sottogruppo apposito di definire quale tecniche agronomiche per una gestione sostenibile degli ambienti agricoli potevano minimizzare la necessità dei prodotti fitosanitari, quindi prevenire piuttosto che rimediare. E questo appunto è tutto a disposizione sul sito. Le misure di gestione preposte potranno essere utili ovviamente per integrare tutti i piani di gestione che ancora mancano ai siti Natura 2000, seguendo appunto il punto A5.8 del PAN. E le analisi adesso sono oggetto di una validazione di campo. Sulla pennetta non avremo il tempo, ho una foto di una collega che stava facendo i rilievi su un'area protetta e ovviamente nel campo accanto passava il trattore con il glifosato che in assenza di dispositivi di protezione individuale, come diceva il collega oggi, ci ha preoccupato un po', perché poi alla fine appunto finiamo pure noi esposti a delle sostanze che non sappiamo neanche che effetto abbiano. Comunque di tutto questo lavoro ovviamente abbiamo fatto anche un estratto, cioè un quaderno sulla profilassi antizanzara in ambito urbano che ha avuto un grande rilievo, l'avevamo cominciato proprio qui al CNR l'anno scorso partecipando a una tavola rotonda
sul tema e poi appunto con gli esperti presenti, con i medici dell'ambiente e con altri colleghi abbiamo cercato di evidenziare quali sono i rischi ambientali ma anche per la salute delle sostanze che vengono utilizzate spesso in ambienti chiusi e spesso in vicinanza appunto di abitazioni. E quindi adesso stiamo cercando di risolvere quelli che sono i nodi ancora rimasti sul pettine, cioè come validare questo indice che per ora è solo potenziale e come raccogliere dati per sperimentare appunto quelli che sono i metodi di monitoraggio dei pesticidi in ambito di verifica della loro attività. E con questo vi ringrazio per l'attenzione.